www.containerradio.it. Carissimi amici, ben ritrovati qui a Container Radio e quest'oggi siamo arrivati all'intervista del giorno. Siamo veramente molto onorati che ai nostri microfoni di Container Radio veramente abbiamo un grandissimo produttore discografico, batterista e anche un grandissimo manager musicale italiano. E innanzitutto, prima di annunciarlo, do il buon pomeriggio e ben ritrovato ad Andrea. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Grazie Christel, ben trovata a te naturalmente all'interno del nostro pomeriggio insieme. Lascio a te come sempre le presentazioni, però devo dire è veramente un piacere avere con noi l'artista che andremo a presentare tra un attimo. Beh, certo, con molto piacere, che appunto a tutti i nostri amici ascoltatori di Container Radio, con grande onore abbiamo qui con noi Michele Torpedine. Benvenuto. Salve, buongiorno a tutti, buongiorno. Benvenuto. Grazie per l'artista, grazie. Benvenuto. È un piacere. Benvenuto qui a Container Radio. Beh, oggi è veramente, come dicevamo, un piacere averla qui con noi. Parliamo del suo libro Ricomincio dai tre. E io comincio subito con la prima domanda che abbiamo preparato. Com'è maturata in lei la voglia di scrivere questo diario dove si racconta dietro e davanti le quinte? È maturata perché dopo tanti anni di musica, di produzioni e sentire dopo tanto tempo questi episodi tutti deviati, raccontati in maniera distorta o approfittando un po' della mia bontà, ho preferito mettere un documento e raccontare un po' le cose come sono andate nel vero senso. E allora dopo tanti anni mettiamo un documento, facciamo qualcosa, raccontiamo anche noi qualche cosa di come sono andate le cose. Certo, beh, veramente complimenti per questo bellissimo libro, signor Torpedine. La prima frase, quella che ci colpisce come un pugno nello stomaco, è, lei dice, non c'era romanticismo nella povertà, solo dolore e rabbia. E direi che appunto questa è una frase molto attuale, perché rispecchia appunto gli stati d'animo di moltissime persone che oggi ci ascoltano. E infatti lei è la prova che i sogni possono diventare realtà. Ma quanta determinazione e quanto lavoro ci vuole per farcela? Dunque, più che determinazione, è chiaro che c'è la convinzione di chi fa il mio lavoro, perché chiaramente ecco poi perché qualcuno fa la differenza nelle produzioni. E il fatto di, purtroppo in Italia vengono usati personaggi televisivi solo per fare ascolto televisivo e magari non sono in grado di giudicare o di capire in anticipo quello che può funzionare. Diciamo che più che determinazione è la capacità di fare un lavoro, fare in un modo piuttosto che in un altro. Le commissioni, i talent, queste cose qui, non a caso sono 20 anni che non producono niente. Se pensiamo a 12 anni o 15, non so quanto, di X-Factor, tra The Voice e tutto il resto, è uscito un artista solo, Mengoni. Mi sembra un po' poco, se pensiamo che Mogol ha una scuola da 30 anni, cioè non è uscito nessuno in 30 anni, vuol dire che forse ognuno deve fare il proprio lavoro. Sweet Melody. Sweet Melody, ogni giovedì con Christel Derry. Ricomincio dai tre, il titolo del libro è un chiaro riferimento al trio del volo che è conosciutissimo in tutto il mondo. Io le volevo chiedere quanto è difficoltoso il suo lavoro in questa società dove il mercato musicale è in continua evoluzione. Però se dà un'occhiata al percorso musicale che ho fatto io, che ha una linea ben precisa, che è un diciamo che sulla qualità e sulla lunga permanenza, perché la continua evoluzione della musica di oggi sono tutte meteore da 6 mesi, un anno e mezzo. Se pensa che i miei artisti sono da 30 anni al primo posto quando escono fuori ancora oggi, se pensiamo a Zucchero, a Bocelli, Biagio, Giorgia, il volo sono oggi 10 anni di carriera, però con l'età che hanno è pazzesco. Perciò sull'evoluzione della musica di oggi io non ci guardo molto, io guardo sempre più altro al progetto che mi piace e con grande qualità, perché penso sempre che la qualità paghi alla lunga sempre. Certo, beh, veramente dobbiamo farle i complimenti, perché appunto come diceva Andrea e
appunto il libro è riferito anche al trio del volo, veramente devo farvi i complimenti perché state facendo un lavoro veramente stupendo assieme ai ragazzi del volo, quindi veramente complimenti a lei, ai ragazzi del volo e a tutta lo staff che c'è dietro. E io appunto volevo fare anche questa domanda. In pratica lei entra nel mondo della musica come batterista, un grande batterista ricordato anche dai ragazzi del volo, e dice che la batteria è la sua vita e una delle poche cose che non l'ha mai tradita, e nessuna donna per me è affidabile come una batteria, nessuna donna mi ha mai divertito così tanto. Quindi io volevo chiederle cos'ha di particolare questo, per lei questo strumento. Allora, è chiaro che era un doppio senso il fatto di dire che la batteria è l'unica che non mi tradisce, cioè è l'unica che mi dà soddisfazione. In generale sulla donna poi sono stato anche molto leggero, se avessi potuto scrivere quello che pensavo sarebbe stato peggio. No, ma però è anche un modo ironico per dire che le amo da morire, ma le odio nello stesso tempo, perché la donna fa soffrire, la batteria no, la batteria ti dà piacere, dipende anche come la suoni chiaramente. Invece la donna magari anche se ti comporti bene può succedere che soffri comunque, per quello era un doppio senso raccontato in questo modo qua, ma niente di personale. Beh, bellissima anche questa bella descrizione della batteria, ma so che ci sono stati dei momenti in cui però l'emozione ha un po' rischiato anche di farle fare dei brutti scherzi, per esempio città nel libro quella sera con Ray Charles. Sì, è stata una bellissima sorpresa, chiaramente non era pensato, non era, perché loro hanno fatto un concerto in una grande arena alle porte di Rimini, e alla sera, come sempre succede, gli artisti vanno nei locali a bere o a passare la serata, e a questo punto a sorpresa sono arrivati al Paradiso di Rimini, questo locale prestigioso che c'è in Romagna, e entrando dentro hanno visto che c'era una band che suonava dal vivo e si sono uniti a noi, e solo che io dall'emozione, da questa cosa a sorpresa, non sono riuscito a suonare come dicevo io, e si sono dovuti fermare e sono ripartiti. Poi dopo la cosa è andata bene, ma è stata un'occasione solo di 2 o 3 brani e basta. Certo, beh, complimenti. Lei nel libro, signor Torpedine, si racconta e racconta uno spaccato musicale degli ultimi 40 anni con gli artisti con cui ha lavorato, nomi grandiosi come dicevamo poc'anzi, Da Zucchero, Eros Ramazzotti, Giorgia, però io volevo chiederle, ma com'è ogni volta ricominciare da capo e soprattutto quanta inventiva ci vuole? Ogni volta, chiaramente... ogni volta quando senti che ne vale la pena, perché chiaramente ci sono anche occasioni dove pensi che non sia il caso, perché non può succedere più di tanto. Chiaro che quando sei di fronte a un talento come sono stati Andrea, Zucchero, Tino Daniele, a questi livelli qua, è chiaro che l'entusiasmo ti viene, la carica ti viene, perché essendo poi anche musicista comprendi di più quello che può succedere, puoi anticipare delle cose che altri magari non sono in grado di percepire, ma è chiaro. Beh, anche delle cose innovative, ricordo per esempio Miserere, dove per la prima volta si è unita la lirica alla musica leggera con Pavarotti e Zucchero. Sì, sì, poi se pensiamo che con Miserere è nato un genere musicale nel mondo, perché poi è nato il Pavarotti Internazionale, è nato Bocelli, è nato il Volo, Judge Grover, sono nati tanti per il Divo, tante cose nel mondo, perciò quei 4 minuti hanno aperto un mondo musicale nuovo che sta durando da 25-28 anni. Certo, però non sempre gli artisti a volte danno giusto riconoscimento a chi ha contribuito al loro successo. Come mai secondo lei? Perché quando si stabilisce un accordo economico delle percentuali, l'artista pensa che sia tutto dovuto, sia tutto ormai stabilito, che il rapporto è quello. E poi magari non si ricorda le origini, da dove nasce, da dove cosa succedeva prima, ma è così, noi diciamo sempre una cosa precisa, l'artista è quello che, cioè noi in realtà siamo quelli che facciamo guadagnare l'80% nella fase iniziale, dopo siamo quelli che portiamo via il 20%, perciò cambiano gli atteggiamenti, cambiano
le posizioni. Sweet Melody. In questi ultimi anni abbiamo notato che la musica e anche gli artisti sono diventati un po' usa e getta. Molti infatti dopo una stagione praticamente spariscono. E so che sarebbe un discorso lunghissimo da fare e non ne abbiamo il tempo oggi, però parlando di lei, che ha contribuito, signor Torpedine, a creare artisti che sono diventati conosciuti a livello mondiale con un successo duraturo, c'è un segreto e ci sono delle regole per arrivarci? Dunque, se ho capito bene la domanda, io questi artisti li ho incontrati tutti il primo giorno, non erano già fermati quando li ho trovati io, erano tutti, chi in un piano bar, chi in un locale di Forte dei Marmi, chi era in un piano bar di Pontedera, chi era, cioè non sono artisti che io ho trovato già in circolazione e ho prodotto, sono artisti che io ho preso dal primo giorno fin dalla nascita. Quindi veramente ha dato un contributo importantissimo, è praticamente il discorso che stava facendo anche Crystal. C'è un segreto per riuscire a creare un successo duraturo per questi grandi artisti? Perché vediamo che ultimamente la musica è un po' usa e getta, purtroppo, anche con i vari talent. Con... Ma è quello che dicevamo prima, per via delle giurie, via delle commissioni. Se pensiamo che loro non sono in grado di giudicare il livello di un ragazzo nuovo, di una ragazza nuova, non sono in grado, perché prima di tutto non hanno risolto il loro problema. La maggior parte dei giurati che vediamo in Italia, la maggior parte, il 90%, è gente che non ha realizzato il loro sogno. Come possono pensare di realizzare quello degli altri se non sono stati capaci di evidenziare il loro? Questo è uno. Due, poi non è che c'è un segreto, perché se ci fosse un segreto standard lo farebbero tutti. Il problema è che quando si incontra un talento, poi c'è chi lavora bene e chi lavora male. Noi abbiamo avuto dei talenti in Italia con la cattiva gestione e non sono riusciti a uscire. Se parliamo di Edoardo De Crescenzo, di Alex Baroni, di artisti che hanno avuto grandi capacità ma non hanno avuto la gestione giusta intorno. Certo, beh, veramente complimenti per il lavoro che fa signor Michele, e veramente la ringraziamo di sincero cuore, è stato un onore per noi averla qui, i nostri microfoni di Container Radio, e anche tutti i nostri amici ascoltatori veramente sono contentissimi di averla qui con noi. Ma ne volevamo approfittare ancora per qualche minuto, signor Torpedine, per chiederle un suo consiglio per un giovane, appunto, magari che anche l'ascolto in questo momento e che voglia entrare nel mondo della musica. Dunque, è chiaro che oggi con i talent si rischia di ricadere sempre in quello che ho detto fino adesso. L'unica è o inviare il materiale nelle compagnie discografiche, che ho la speranza che ancora oggi ascoltino, o se no ai produttori dipendenti, come il mio caso, come Pio Zanotti, come Mauro Malavasi, come Dado Parisi, come Maurizio Fabrizio, cioè tutti i produttori italiani che possono magari mettere, ascoltare il materiale. E è chiaro che poi dipende anche da quello che si ascolta, perché molti si lamentano sul fatto che non succede, ma oggi come oggi bisogna fare solo le cose più, dove si è sicuri di che può succedere qualcosa. Sweet Melody, ogni giovedì con Crystal Derby. Sweet Melody. Certamente. Beh, ricordiamo ancora il libro Ricomincio dai tre, Pendragon Edizioni di Michele Torpedine, e non abbiamo ancora ricordato una cosa importante, signor Torpedine, perché tutti i proventi che arriveranno dal libro saranno interamente devoluti alla fondazione Face 3D a sostegno della chirurgia maxillofacciale adulta e pediatrica per la cura e la ricostruzione dei volti gravemente lesionati. Come mai questa scelta? Purtroppo è stata una scelta personale, perché io ho perso mia madre nell'età di 52 anni per questo intervento, questo tumore al viso,
e allora chiaramente non avevo tutte queste possibilità, magari forse avrei potuto fare qualcosa in più, forse. Oggi ho potuto permettermi di fare un investimento sul libro e di prendere tutto l'incasso totale per questa ricerca, per aiutare queste equipe di medici che sono sempre alla ricerca di cose nuove. Perciò era arrivato il momento di farlo. Certo, beh, veramente una bellissima cosa questa, veramente, che l'intero ricavato andrà in aiuto appunto a queste persone gravemente lesionate, appunto per la cura e la ricostruzione dei volti. Veramente una bellissima cosa, signor Torpedine. E un'ultima cosa, veramente, noi la ringraziamo di cuore, è stato un onore averla qui a Contener Radio, e per tutti anche i nostri amici ascoltatori di Contener Radio che sono all'ascolto e sono anche dei grandi fans del volo. Io volevo chiederle se può darci un'anticipazione del nuovo lavoro del volo, perché abbiamo scoperto tramite i vari canali social che vedremmo il volo in una chiave nuova, quindi in una chiave magari, allora, più latina. L'unica anticipazione che posso darvi, perché siamo tutto, è un lavoro che si sta definendo ma non è ancora ultimato e dobbiamo essere convinti. L'unica cosa che credo che sicuramente ci rivedremo presto, perché a luglio faremo un concerto a Marottica. Benissimo, perfetto. Quindi ritornerà dalle nostre parti e spero proprio che riusciremo anche a rincontrarci di nuovo, signor Torpedine. Sì, credo di sì. Sto definendo questi giorni il rapporto e forse faremo alcune cose per i fan Marossi, che è stata una delle piazze scelte. Perciò tra pochi giorni saprete anche con certezza qual è la data. Molto molto bene. Grazie mille per questa bellissima anticipazione, credo che veramente i nostri amici ascoltatori siano veramente contentissimi di questa anticipazione, veramente, grazie. Certamente, beh, in conclusione ricordiamo anche come fare per rimanere in contatto con lei sui vari canali social. Sì, chiaro. Quindi Facebook, tutti i vari social, tra l'altro c'è la Torpedineria dove si parla sempre di musica, devo dire ci sono sempre dei grandissimi consigli per chi ama la musica. Quindi ringraziamo Michele Torpedine. Un'ultima cosa le chiediamo, signor Torpedine, se ci può lasciare un saluto per gli amici di Container Radio. Allora faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Container e con la speranza di vederci presto con voi in radio e con i ragazzi. Grazie a Michele Torpedine, grazie, ricordiamo ancora il libro. Grazie a voi. Grazie a presto, un abbraccio, grazie mille. Arrivederci, grazie, le vogliamo bene, grazie. www.containerradio.it Sweet Melody, ogni giovedì con Kristen Derry.